Qualche settimana fa, Carlo Freccero ha rivelato ai microfoni della Zanzara di Giuseppe Cruciani su Radio 24 quali potrebbero essere le prossime mosse della Rai, avanzando l'ipotesi secondo cui Massimo Giletti sarebbe più che pronto a tornare a Viale Mazzini. Giletti tornerà alla Rai, ha sentenziato uno dei membri del CDA Rai, alla trasmissione radiofonica, senza però fare i conti con l'editore di La 7 Urbano Cairo, che non rinuncerà tanto facilmente alla sua punta di diamante. La figuraccia di Massimo Giletti della foto con Fabrizio Corona, tutti hanno notato quel dettaglio sui pantaloni, come è stato fotografato, cacciato senza tante spiegazioni ufficiali dopo 27 anni di servizio pubblico e share da far concorrenza all'inarrestabile Barbara D'Urso. Massimo Giletti alla 7 pareva in effetti aver trovato il luogo ideale dove lavorare, esprimere le proprie idee e soprattutto rompere le uova nel paniere a chi prendeva di mira. Se Massimo Giletti torna in Rai, che farà Fabio Fazio? E parliamo non solo di politici, dirigenti e funzionari messi spesso alle strette con le sue importanti inchieste, ma anche di colleghi che avrebbero favorito il suo allontanamento dalla Rai. Uno su tutti? Sembra che Fabio Fazio abbia apertamente osteggiato la permanenza del giornalista torinese, tuttavia ora le trattative sarebbero a una svolta. Secondo i più informati, infatti, Massimo Giletti sarebbe stato avvistato vicino Viale Mazzini e ciò confermerebbe l'interesse verso la reintegrazione totale. Resta da risolvere ancora l'annoso problema del tetto agli stipendi, fissato a 240.000 euro a stagione, ma gli accordi sarebbero già stati intavolati e la prima testa a saltare potrebbe essere proprio quella del conduttore di Che Tempo Che Fa. Per il momento non ci sono conferme, né smentite, tuttavia possiamo immaginare la soddisfazione del volto di Nonella Arena nel sapere di poter tornare in Rai dalla porta principale, col tappeto rosso e in pompa magna. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane. Intanto Giletti ha messo a segno un nuovo colpaccio, l'intervista a Fabrizio Corona nello speciale del 17 giugno sulla 7.